La fine dei tempi è alle porte, è già iniziata in Italia. Bentornati sul canale Amici di Preghiera e benvenuti in questa sublime invocazione che vi offrirà pace e serenità non appena la ascolterete. Nel video di oggi parleremo dell'ampia diffusione del peccato e del messaggio di San Michele Arcangelo. Vogliamo ricordarvi, prima di iniziare, di iscrivervi al canale ed attivare le notifiche in modo da non perdervi nessuno dei nostri contenuti. Adesso ascoltate questo video e recitate una preghiera per 3 giorni per godere della benedizione e della pace. Cari fratelli e sorelle, desidero condividere con voi le mie parole riguardo al nuovo anno che stiamo attraversando. Dobbiamo affrontare una dura realtà. L'umanità si trova di fronte a molti individui non pentiti dei loro peccati e che non cercano il perdono. San Michele ci ha già avvertito che molti ignorano la necessità degli altri e si mostrano egoisti e malvagi. Il diavolo ha corrotto gli esseri umani e li ha resi schiavi, lasciando dietro di sé un sentiero di corruzione e malvagità. Vi invito a rimanere vigilanti, poiché nel corso dell'anno a venire si prospettano eventi terribili. Si verificheranno catastrofi, epidemie, carestie, fame e morte. L'umanità si troverà di fronte al tragico epilogo del proprio destino, frutto delle proprie azioni. La fede e la preghiera stanno gradualmente svanendo e i giovani non manifestano più un autentico interesse per la religione. La gente dimentica che la vita può essere libera dal peccato e dalla condanna proveniente dall'inferno, un dono concesso da Dio. Preferisce riversarsi sulle reti sociali e la tecnologia, distruggendo la vita reale e perdendo il valore della famiglia cristiana e cattolica. Il valore della fede è in declino a causa delle perniciose influenze occidentali, delle manipolazioni tecnologiche e dell'egoismo delle grandi compagnie e delle potenti industrie che impongono la propria volontà al mondo. Nonostante le conseguenze che ciò può comportare per la salute della popolazione, i politici sono corrotti e non mostrano alcuna preoccupazione per ciò che sta accadendo, poiché vengono generosamente remunerati da tali compagnie. I valori religiosi si stanno gradualmente smarrendo. La vita senza fede è priva di significato e manca di libertà, come un'esistenza vuota, priva di nutrimento, aria e speranze positive per il futuro. Solo Dio può salvare le persone e guidarle sulla retta via, e lo fa con amore e misericordia. Al contrario, il diavolo continua a tentare gli uomini con le sue seduzioni per impossessarsi delle loro anime e trascinarle nell'inferno. Nel futuro vedremo proliferare numerosi conflitti tra nazioni che un tempo erano alleate, e le persone cominceranno ad alimentare un odio sempre più profondo l'una verso l'altra. Tutto ciò a causa dei loro leader corrotti e influenzati dal diavolo. Le grandi aziende e le industrie tecnologiche cercheranno di manipolare la verità e le persone stesse nel tentativo di allontanarle dalla fede e dalla realtà, mettendo le persone l'una contro l'altra senza neanche fornire una ragione valida. Le vite artificiali diventeranno indistinguibili da quelle vere, mentre il cibo sintetico non riuscirà mai a saziare appieno. In effetti, l'avidità umana richiederà sempre di più, sempre di più, mentre il denaro resterà nelle mani di pochi individui, capaci di decidere chi potrà accedere alle risorse e secondo quali condizioni. Individui malvagi e venduti al diavolo assumeranno il controllo degli alimenti, spargendo veleno per condannare le persone alla morte. Gli uomini devoti alla fede saranno perseguitati e costretti a lottare per garantire la sopravvivenza dell'intera umanità, poiché la loro fede sarà messa alla prova. Ciò che abbiamo appreso da tutto questo è che il peccato è una cosa malvagia e che il diavolo si aggira tra noi, nascondendosi tra la gente per tentarla di soddisfare i suoi desideri, chiedendo in cambio l'eterna dannazione dell'anima del malcapitato. Tuttavia, il peccato rimane l'atto più sbagliato che si possa compiere nei confronti del Padre Onnipotente, poiché solo Lui ha il potere di salvare le anime dannate e perdonare i Suoi figli per qualsiasi errore commesso. Ciò non significa che non dobbiamo rispettare le Sue regole per evitare di turbare il Suo umore.
il concetto del potere di Dio è profondamente radicato nelle ideologie religiose e nella teologia. Per molti credenti, Dio rappresenta la forza creatrice dell'universo e la fonte di ogni essere vivente. Da questa prospettiva, il potere di Dio si manifesta nella sua capacità di creare, controllare e governare l'universo. Per alcuni, il potere di Dio rappresenta una fonte di conforto e speranza. La fede in un essere supremo in grado di influenzare la vita delle persone può essere una fonte di forza e motivazione nella quotidianità. Altri vedono il potere di Dio come un'entità che influisce sulla propria vita e azioni, nella speranza di guadagnarsi la benevolenza divina. Tuttavia, il potere di Dio è infinito. Rimane una questione di grande importanza per molte persone e continuerà a influenzare le loro vite anche in futuro. La bontà di Dio è considerata l'essenza suprema che possiede una bontà assoluta e infinita. Ci troviamo spesso a porci una domanda: se Dio è così benigno, perché permette l'esistenza del male nel mondo? La risposta a questa complessa questione può sfuggire alla nostra comprensione, ma molti credenti ritengono giustamente che la parola di Dio non sia legata all'idea di un mondo perfetto o privo di sofferenza. La bontà divina può essere apprezzata anche attraverso la sua misericordia e la sua capacità di perdonare, offrendoci una seconda possibilità nonostante i nostri errori e le nostre azioni negative. Molti sostengono che la bontà di Dio si manifesti attraverso i miracoli che accadono ogni giorno. Persone che guariscono dal cancro, incontri casuali che cambiano le vite, circostanze positive che sorprendono tutti. In tali momenti percepiamo la presenza divina come un'energia positiva che ci sostiene e ci guida verso il benessere. Desidero concludere queste mie riflessioni esortandovi a mantenere una forte fede e a pregare, resistendo alle lusinghe del diavolo e difendendo i valori cristiani su cui l'umanità si è fondata. Ricordate sempre che solo la fede di Dio può salvare l'umanità dalla sua rovina. Cambiando noi stessi, possiamo cambiare il mondo. Non dobbiamo mai perdere la fede in Dio. Vi invitiamo quindi a pregare per ottenere una potente benedizione e recitare una preghiera per 3 giorni consecutivi in nome di Dio, per massimizzare il potere spirituale che ne deriva. Adesso che siamo giunti alla fine del video di oggi, lasciate un commento in basso ed un like se il video vi è piaciuto. Grazie per averci ascoltato e non dimenticate di seguire il canale. Ciao, a presto!